chiamato Dudubi? No, c'è non sta? Ho chiamato Dudubi. Ci sta? No. Ci sta Grimbaud? No. E allora trovami qualcun altro, dai. Vado a cercare qualcuno. Vai a cercare qualcun altro. Oh, Rubi. Comunque. Guarda chi ti ha portato. Tiè. Dai, Marra. No. Tocca lavorare, eh. Oh, ma dolore, ma... Che ma io ho i miei due colleghi dall'altra parte che stanno lì. Ma chi sei? Dario Argento? Ammazza di Dario Argento non me l'ha mai detto. Dario, sei? Livio. Dove vengo da Roma? No, in realtà vengo da Pordenone. E si cazzi, ma... Ma me l'hai chiesto te! È un po' schiacciata qua. Perché, eh? Ma... Sì, ma veramente... Ma è incompetente questo tizio. Ma c'è sta, c'è sta. Lascia fa, lascia fa. Devo ripiamare, mano. Io non ho lavorato dal 2018 che non lavoro. Ti ne ha fatto manca asso. Anche. Da parecchi anni che faccio un cazzo, grazie, capito? Faccio finta di lavorare. Ma tu sei grosso, ma sei. Ma questo però se mi sei simpatico, la prossima sera sei simpatico. Questo meno male. Sto tripparolo, vedi. E no, a proposito però... di cinema, oggi, invece che il momento web, ci sarà solo per Davide Marra Quiz Cinema. Oh, meno male. Oggi. Ma già abbiamo lo sponsor. Ma io posso proporre un Maggi contro Marra Cinema Quiz. Maggi! Maggi! Buonasera. Allora, perché sto qua? Mi devo sempre sfide a me. Dovunque vado, mi fanno le trappole e devo fare sfide. No, una Maggi, volta, la... Una volta sui piegamenti, una volta il cinema, sempre trappole. Dopo ci sarà il quiz cinema e farai tu contro Marra. Azz. Mi piace, okay. Che bello. Oh, ma c'è Papa Francesco! Ma l'hai sentito che... Sì, ho sentito, infatti dopo ne parliamo. Diciamo che nell'intro di questa live... Era un po' papale. No, Mariuccio ha fatto una citazione all'evento che ha raccontato, ma insomma, perché? La stampa. Non siamo soci, non siamo fratelli. Cosa ne pensate dell'affermazione del Papa? No. Ma no, ma chiedo tu, perché tu sei figlio di Dio. Allora, figlio di Dio, addirittura. Cioè, più che non lo sapevo che era figlio di Dio. Cioè, Livio è cristiano praticante. No, non sono cattolico. Campana. Non te sbagliare. Non sono cattolico. Riconosce l'autorità del Papa. Che Livio è evangelico. Non penso che ne freghi più di te. Io penso che, dal mio punto di vista, il Papa è una persona come le altre. Ma ha detto che in realtà, soprattutto nei paesi in cui c'è discriminazione, dal punto di vista degli omosessuali, ti un po' d'olio, molti omosessuali vedono un po' un'ancora di salvezza nel seminario. Mm-hmm. Perché è un modo. Grazie per la salva, Squali. Ciao, Squali. Dalla persecuzione, dalla tentazione pure, no, dalla persecuzione, però, in loco ed entrare in un luogo in cui se ce ne sono altri come te che si coprono a vicenda, si coprono a vicenda, e quindi in realtà sta cosa è molto comune nei paesi che discriminano fortemente quella sì linea. Poi io ho visto che comunque sono uscite un po', diciamo, di frasi dette, lui più o meno anche confermato, magari, però erano conversazioni, parti informali ovviamente, non è che avrebbe parlato così in pubblico. E però appunto magari contestualizzate a cose del genere, cioè nel senso, se è vero quello che dici, limitiamo questa cosa perché troppi si stanno approfittando di sta situazione per... Però d'altro canto dico, ma alla fine se si creano degli scenari di protezione per persone discriminate dovrebbe essere una cosa positiva, cioè è anche una missione che fa parte, no? Della Chiesa, però il discorso secondo me è sempre il solito, va contro i dogmatismi della Chiesa Cattolica, cioè nel momento in cui tu sei un papa e devi far rispettare determinati dogmi, entri in contraddizione. Tant'è che Ratzinger, che era molto più dogmatico rispetto al presente, è dovuto andare via, poi per varie motivazioni, lui ha perso la fede e tante altre cose, però fondamentalmente a livello pratico aveva perso tanti consensi della Chiesa perché lui era molto molto dogmatico, mentre invece quello attuale si è mostrato... Sì. Più aperto, ed è una cosa che internamente al Vaticano in realtà non è stata molto apprezzata. Cioè Bergoglio in realtà ha all'interno del Vaticano un'ala molto molto forte di contestatori che sono molto più dogmatici, scuola Ratzinger. Io sostengo che la Chiesa Becca. Come ultimo veramente obiettivo dovrebbe estinguersi e diventare un qualcosa semplicemente di legato alla beneficenza e all'attivismo, tra virgolette, che fanno molte persone di fede, cioè aiutare le persone nel mondo e veicolare dei messaggi che sono alla fine filosofici per il bene e non la necessità dell'istituzione, perché la necessità di quell'istituzione là ovviamente ti fa sposare delle cose che non hanno più senso nel 2024, no? Dei dogmi che sono chiaramente ormai decaduti. Però se decadono quei dogmi, che senso ha la Chiesa Cattolica?
No, ma tra l'altro secondo me è anche una questione di pubblico. Certo. Cioè, comunque sia la Chiesa ha un pubblico molto tradizionalista, molto conservatore. E guarda Livio, devi ma Livio non è cattolico. Io non sono cattolico. No, Livio. Or Papa non però sono pure Livio. Cioè, Flavia! Il motivo che io poi, io insomma un po' di ste cose ne ho studiate negli anni, perché mio padre ha lavorato tanti anni in Vaticano, no? Però un motivo per cui appunto c'è cioè, tutta quella fascia, me compreso, che crede alla diciamo rimozione, all'allontanamento di Ratzinger, è dovuto proprio al fatto che le generazioni cambiano, quindi nuovi fedeli che sono più giovani vivono in questi tempi e non possono avere, diciamo, tutti quanti lo stesso retaggio dogmatico che c'era, ma anche 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. E quindi se tu vuoi prendere nuovi fedeli e parlare la lingua odierna, che non è più quella dei 50 anni fa, devi rinunciare ai dogmi. Ti ripeto, perché mai un omosessuale non dovrebbe sentirsi rappresentato dalla Chiesa Cattolica? No, quello no. Non ha senso, dato che poi sono ovviamente in espansione come numeri. Sì, sì, ma infatti questa cosa è interessante perché al contrario della politica, in cui tu devi fare consensi in poco tempo e cercare di dare qualcosa subito, l'obiettivo della Chiesa è essere sempiterna. Esatto, è per quello. E quindi c'ha molto più senso puntare ai giovani, perché tu vuoi essere ancora lì tra mille anni. D'altro canto, però poi, se tu... No. Oddio, l'olio, olio, questa è la citazione a Matteo. Niente. No, tutto a posto, tutto a posto. Posso una lupo Alberto? Vai, prego. Una lupo Alberto. È il dolcettino finale. Una lupo Alberto, gli ammolla. Sì, ovviamente la politica può sempre scaricare la responsabilità a qualcun altro, a chi è venuto prima, all'altra diciamo parte dell'alleanza di governo, come succede negli ultimi anni, all'Europa cattiva, cioè c'è sempre un nemico potenziale per... Ma quante ne sai, disfarti... Hai visto quello di Dubai, Per disfarti delle responsabilità. Lì no, quindi se tu da una parte vuoi sostenere dei libri che ovviamente contengono delle cose che al tempo avevano senso, d'oggi no, o che nel tempo magari si sono anche evolute o sono cambiate, e allo stesso tempo vuoi mantenere il dogmatismo, vuoi aprirti verso un mondo che cambia, c'è qualcosa che intorno. Sì, entri in conflitto. Sì, per quello che io dico che la direzione dovrebbe essere una chiesa non come ente governativo, statale, monarchia assoluta che rappresenta, ma una chiesa che mantenga dei principi etici, comportamentali e d'aiuto, con diciamo anche una struttura, se vuoi, simile a onlus. Sì, sì, ma... Però ovviamente è un potere che tu non lasci, no? Per no, forza anche se all'interno dell'istituzione ci sono uomini sicuramente buoni, non interessati ai soldi. Gente di 90 anni, con gente di 20 anni... C'ha un retaggio culturale diverso. Certo. Cioè, lui ha detto, io non sapevo che sta parola era... Certo, ma è normale, ma anche perché, per quanto molti esponenti... all'interno della Chiesa Cattolica siano incredibilmente colti in determinati ambiti. Lascio un salvettino, Meli. Sicuramente è molto difficile che siano colti in ambiti, diciamo, legati alla contemporaneità. Cioè, nel senso, io non penso che il Papa sia molto... Il Papa, Vescovi o comunque gente siano molto interessati al mondo LGBT, chiaramente. Saranno molto colti in determinati settori. Per esempio, Ratzinger era una persona della cultura infinita, a livello storico, cioè, era veramente... Genio, Meli. Quasi un genio da quel punto di vista, però ovviamente... non penso che fosse a contatto, diciamo, con alcune realtà mutevoli. Ma cos'è? Ma sì, ma io lavoravo al bar, ma poi li butti, ma non si può. No, questi se danno al cane, questi qua. Allivio. Allora è arrivato il momento del quiz cinematografico. Oh. In quale film Tom Cruise ha guadagnato di più? A. Mission Impossible 2. B. La mummia. C. Top Gun Maverick. Ah, però devo fare una domanda. Che vuol dire guadagnato? Come cachet d'attore o produttore? Come cachet d'attore. Mazza, questo è difficile. Vabbè, dai. Io dico la mummia. Vabbè, che ne so. Vabbè, tu dì la tua. Ridimmi qual è la mummia. Mission Impossible 2, la mummia e Top Gun Maverick. È importante la distinzione che ti ho chiesto, però. Qual è? No, perché un conto è il cachet d'attore pagato. Cachet d'attore? Un conto. Un conto la regia, i soldi, i soldi che lui guadagna se è anche produttore. In quel caso credo sia Maverick. Infatti. Però dipende. Anche quanto incassa, capito? Troppi dipende, qual è? È vero! La prima domanda già ci stanno problemi! No, è vero! Non lo so! Maverick. Sono conti annuali dei cachet. Maverick, al secondo Maverick. È il secondo Maverick. Vuoi cambiare, Davide? È il secondo firma di... Io ormai l'ho detto, rimango sulla mummia. Vince, primo punto, Top Gun Maverick. Eeeh! Se è cachet. Di che anno è il famoso film
ladri di biciclette. 1950. Leva mano, ah, cortesia. Ah, no, okay. 1950, 1927, 1948. 50. Vai. Già che 48. 1948. Quanti premi Oscar ha vinto l'Italia? 14 statuette, 16 statuette, 11 statuette. Complessive, attore, complessive, regista, qualsiasi complessive. Cosa. Attori, regista. 11. Erano 11? 14, 16, 11. Ha vinto Fellini, ma... Benigni, Sofia Loren. No, però io sono tanti, eh. Io c'ho una domanda. Ad esempio, l'ultimo imperatore ha vinto, sì, non dico quanti Oscar. Sì. È un film italiano. Però contano tutti Bertolucci come Oscar, contano come tutti come Oscar. Ma penso di sì. No, il miglior film è la produzione. Un po' troppo tecnico, no, dai. Okay. Vabbè, 14 c'era, no? Sì. Io ti dico 14. E la risposta giusta è 14. 2-1 Davide Marra. Fellini ha girato una scena sul mare in La dolce vita. Sì. Dove? A, La Dispoli. B, Passo Scuro. C, Ostia. La Dispoli, perché sennò poi mi batte, vado a caso. È la vera? Tirato a caso, eh? Dai, Davide. Sai, anch'io avrei detto. Tu intendi la scena finale della dolce vita, no? Quella così sulla spiaggia, sì, che parla quella ragazza. Io debutto Ostia. Avete sbagliato, era Passo Scuro, ragazzi. Okay, ecco. È Passo Scuro. Come faceva lo spot di Proietti? In Febbre da cavallo. A, non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un maschio senza rischio. B, non prendete fischi per fiaschi, solo questo è un raschio senza rischio. C, non raschiate col whisky, maschio o senza rischio. A, B o C? C. Pensateci bene. Ridimmene un attimo. No, ormai hai detto C. Sì, sì, non sì, prendete fischi per fiaschi, solo questo è un maschio senza rischio. B, non prendete fischi per... no, fiaschi per fischi, solo questo è un rischio senza... rischio? A Rubì mi sa che hai detto troppe volte, sì, troppe volte rischio. Tengo a specificare, questo è il primo errore che fa. Il primo errore. Cioè, proprio il primo... la prima scena, il primo chuck. Ah, ok. Okay. No, cavolo, l'ho visto. Non rischiate col whisky, maschio senza raschio. Vabbè, io escluderei la C, do uno io a Davide. Vabbè, tanto già l'ha detto. L'ha detta, però... La chat, io... allora puoi avere l'aiuto della chat. Scusa, no, quale una è diversa? È una delle due. Perché quali? Rubino te incula? Tra A e B cosa cambia? Ridimmi le, qual non è la parola. Non prendete fischi per fiaschi, sì, solo questo è un maschio senza rischio. Questa là. Senza raschio, okay, scusami. Non prendete fischi per fiaschi per fischi, solo questo è un raschio senza rischio. Allora B. Sei sicuro? Sì. Confermi? Sì, sei un errore. Era perfetto. Vince questa sfida. Nudo, Magic. Allora, Rubì. Anch'io voglio da bere. A proposito, sì, dobbiamo fare la partita. Te che? Cerbero contro Anime Night. Ma di calcetto? Ce sto. Al Cerbero 2 la vendetta. Sì. Però te posso dire. E adesso se si fa un sondaggio in chat. Sondaggio in chat, moderatori. Uno contro uno, Simone contro Livio. Chi vince? Vinco tutti io. Tutti e due storti. Simone contro, cioè, Livio. No, storti, sono storto, però secondo me vinco. Carco, secondo me pure vince Livio. Storto, dici, ma non troppo. Storto, guarda, non che Simone c'ha la cattiveria contro Livio. Ma non, dici, è vero. Contro Livio c'ha la cattiveria. Ma tu l'hai visto Livio giocare? Io ho visto delle clip. No, Livio non ho visto. Il tiro della tigre l'hai visto? Ma come no? C'eri la partita, la prima. Sì, però c'ha mannata tra Saturno e Giove, Invece John David Rubino contro Gianluca. Guardate, a livello tecnico sono più forte, solo a livello core più Gianluca. Cioè io mi devo allenare. Cioè io no, ma hai presente tipo le porte, quelle uno contro uno, quelle piccole, senza portiere, quelle che fanno tipo... Quello vi, a livello, a shootout lo faccio. Ah no, dici portiere contro porta, porta sì, contro sì, porta. Sì, quello, okay, fa il pallone, okay, d'oro. Vorrei... Sì, sì. Ah, sì, io batterò il rigore per gli Eterna, nonostante... Lo batti tu? Però entrerò a modo mio. A modo mio. Dai. A modo mio. Ma ti dico la verità. Ma più che altro stai a preparare. Stai a preparare la squadra. A modo mio. A modo mio. Stai a preparare la squadra per la Kings League, Rubino presidente. No, io non so presidente. Vabbè, sta allena... comunque è scandaloso. Cioè, ma il vostro caro Dexter l'ha messo presidente. Ma che Dexter va bene, però è scandaloso se tu non abbia una squadra. Presidente. Cioè, la follia.
No, vabbè, io faccio... Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Non c'è più. Ah, è vero, non c'è più, scusa. No. Però si può ancora votare, sai?